Novembre in Versi è la rassegna di incontri all'insegna della poesia promossa da A Tu per Tu, l'associazione culturale Onlus di cui Fabrizia Renzini è presidentessa. L'intento dell'associazione è quello di creare iniziative ed eventi con lo scopo di arricchire l'offerta socioculturale del territorio e a tale scopo vengono coinvolti volontari, aziende ed esercizi commerciali della zona. Noi eravamo presenti ad uno dei numerosi appuntamenti presso la biblioteca di Ospedalicchio Fra Giacomo Maria Paris e abbiamo assistito alla lettura e commento di alcune delle più belle poesie di Bernardo Lancia, tratte dalle raccolte Sabbia Memoria. Moderatore della serata è stato il professor Lucio Raspa, che ha condiviso con il pubblico le sue riflessioni sulle poesie lette. Buonasera a tutti. Il mio è un saluto che va ai presenti anche da parte di tutti i nostri membri del direttivo di A Tu per Tu, la nostra Onlus, che si occupa di attività socioculturali sul territorio unito al fine della solidarietà. Questo di oggi è il secondo appuntamento della rassegna Novembre in Versi. Novembre in Versi è una rassegna con cui abbiamo voluto omaggiare la poesia. E l'abbiamo fatto in 6 incontri, scegliendo 2 location particolari. La prima è quella in cui ci troviamo oggi, questa biblioteca meravigliosa, che pur nella sua intimità ha una grandissima... percevamo la poesia. Abbiamo scelto per omaggiare i versi poetici, vedete la nostra locandina, è un gioco di parole, novembre in versi, che se togliamo quel sì ci ricorda l'inverno che però se ne va via con un soffio con le foglie, perché quello che scalda il cuore per noi oggi è la poesia, non l'aspetto meteorologico che abbiamo all'esterno. Abbiamo scelto per tutto questo 3 autori che hanno dei contatti profondi con la nostra terra. Buonasera a tutti, ben ritrovati dalle parole della Fabrizia Renzini. Insomma, ci aspetta una serata, come dire, interessante, per non dire varia anche da molti punti di vista. Allora, io ho questo compito di parlare un po' dell'opera di Bernardo, di cui mi sono, come dire, impossessato qualche giorno fa quando ci siamo incontrati con Bernardo Lancia. Allora, partirei dalla etimologia della parola poesia, perché c'è una stranissima coincidenza da cui voglio partire. Poesia viene dal greco poiesis, che significa creazione. È il termine proprio etimologico della parola poesia. E guarda caso, una poesia che è di mezza riga di Bernardo si chiama creazione. È un caso abbastanza, come dire, strano, unico, direi, nel suo genere. Osservo il lento scorrere del fiume, cala la sera e Vespro si accende. Seduto sull'argine verdeggiante, tante cose vagheggiano nella mente. Il tempo passato, ciò che ero ieri, il presente, le voci dell'infanzia, i volti perduti, gli affetti d'oggi, la noia, l'ardore, l'età che avanza. Noi siamo come tante pietre pallide in quest'acqua. Infinite volte fai quelle scale, povera ragazza. Tu immaginavi che avresti lavorato, tu speravi che l'Europa liberasse dal male. Ma conosci ormai quanto sa di sale codesta tua china. Tu che cercavi una nuova vita e che vagheggiavi un futuro per cui rischiare vale. Promesse. Bei sorrisi, grande scena davanti ai tuoi occhi, per poi ritrovarti ferita, torturata, violentata in una cameretta abbandonata. Oh, questa notte è per tutti gli amanti, con lor parole dolci e delicate. Oh, sì, questa è la notte per noi due, con le nostre figure incatenate e le mie mani strette dalle tue. Beh, questa è molto bella.